alziamo a Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per noi Maria, Vergine e Madre, insieme a Sant'Audeno e con tutti i santi della nostra terra. Preghiamo insieme, diciamo, proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi molto efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Guida e proteggi il nostro popolo, Signore, Padre nostro. Come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Della tua benevolenza, fa che i cittadini e i governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti noi sotto la sua protezione. Amen. Amen. In nome di Gesù, di Maria e di Sant'Audeno, procediamo in pace.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Audino, prega per noi. Sentire tutti i fedeli e avvicinarsi all'ingresso della Chiesa.
porti avanti. E certamente dal punto di vista religioso, in onore di Sant'Odino, nostro patrono, prima di procedere alla preghiera composta dal nostro compaesano Domenico Pece con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, esprimo la mia gratitudine ai componenti del Comitato Festa Sant'Odino per il lavoro profuso con tanta intelligenza e creatività. Signore, per l'intercessione di Sant'Odino tengo loro abbondanti grazie e favori celesti. Ringrazio di vero cuore tutti voi, carissimi fedeli, appartenenti a questa comunità. In modo particolare sento il dovere di abbracciare tutti i serrentani residenti fuori della comunità di Serra per motivi di lavoro familiari in Italia o all'estero e che ci onorano in questi giorni della loro presenza. Fa piacere che essi, ecco, mantengono vivo nella mente e nel cuore le tradizioni del loro paese nativo. Un ringraziamento al sindaco, nuovo sindaco di Prato la Serra e della frazione di Serra, quindi a lui anche gli auguri perché questa missione che ha ottenuto dietro la vostra votazione, ecco, porti sempre progresso e soprattutto si adoperi per alleviare anche le sofferenze e i disagi di tanti che purtroppo non vivono una situazione, diciamo, vantaggiosa. Auguri di questo. Bene, procedo ora alla preghiera e poi alla benedizione. Poi chi vuole può passare davanti alla reliquia per una venerazione con un gesto che può essere il bacio, può essere un inchino, come volete. Ci sono tanti modi per esprimere il vostro apprezzamento e la vostra stima. Preghiera a Sant'Odino. O glorioso Sant'Odino, il tuo viso è dolce come un cielo sereno. Dai tuoi occhi traspare la purezza nel tuo cuore che ti ha portato ad essere un prediletto del Signore. Mi rivolgo a te con umiltà e devozione e mi consacro alla tua potente protezione. Ti prego, insegnami ad amare, a tendere la mano e saper perdonare. Rendi puro il mio povero cuore e benedicimi nel nome del Signore, affinché un giorno il tuo dolce sorriso mi possa aprire le porte del paradiso. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione solenne. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Odino, patrono della nostra comunità di Serra, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Odino la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Sant'Odino ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Mi sono riservato per ultimo i ringraziamenti e il saluto ai miei stretti collaboratori, anzitutto il diacono Giosso, Alessandro, Maria e quanti accorri dietro.
ministri che collaborano per il buon andamento delle nostre religiosità, dei nostri riti. Tanti auguri e ancora buon festeggiamento in onore del Santo. Rendiamo grazie a lui. Gracias.
Thank you.
San Baudeno! ¡Evviva San Baudeno!